Innanzitutto grazie per essere qui. Vi chiedo scusa per ieri perché annullando la conferenza stampa ho dato un ulteriore gesto di disponibilità a cercare di trovare la soluzione, tra l'altro mal ripagato visto i risultati. Ieri sera, quando ho detto a mia figlia cosa era successo, ha esultato di gioia perché ha acquistato molto probabilmente un papà che fino ad oggi ha visto poco. Oggi è un nuovo giorno e segna un nuovo inizio per questa città. Non tutto sarà come prima. La bocciatura del bilancio apre una nuova fase per San Salvo. Questa mattina, poco fa, ho azzerato la giunta e poco fa ho rassegnato le dimissioni da sindaco della città di San Salvo. Responsabilità e correttezza istituzionale mi imponevano questo. Regole scritte e non. Sono un uomo di partito, un uomo delle istituzioni e si sa quando è il momento di fare determinate scelte. Voglio ringraziare quanti in questi anni hanno lavorato insieme a me per la crescita della città. Amministratori ai vari livelli, dipendenti comunali e i cittadini in maniera particolare, che mi hanno sostenuto nel processo di cambiamento e trasformazione di questa comunità. Lo slogan che mi ha accompagnato in questi anni è che avremmo fatto parlare i fatti. I fatti è che San Salvo è cambiata e cresciuta, da paese è diventata città. Siamo circa 20.000 abitanti, poco fa ho chiesto all'anagrafe, per l'esattezza siamo 19.488 abitanti, cioè residenti, di abitanti molto probabilmente ne siamo molto di più, anzi certamente ci sono circa 2.000 persone che vivono in questa città non avendo la residenza. San Salvo è diventata una città dinamica, accogliente e solidale. Questo ci viene riconosciuto da tutti. In alcune occasioni credo che questo sia stato anche oggetto di invidia da parte di altri, della dinamicità, della capacità di crescere e di svilupparsi di questa nostra comunità. Vedete, anche in questo momento di crisi economica, San Salvo ha saputo rimettersi in discussione e affrontare la crisi con intelligenza guardando al futuro. Faccio alcuni esempi. L'ho fatto ieri l'altra mattina a un convegno della CNA presso la Camera di Commercio, che il sistema economico di questa nostra città non è rimasto con le mani in mano. In questo momento di grande crisi economica ha saputo innovare, fare ricerca e riorganizzarsi e mettere sul mercato nuove produzioni. Io ho detto in altre occasioni che per assurdo, in un momento di grande crisi, la città di San Salvo e questo territorio particolare poteva rappresentare un po' un'anomalia. La Pilkington ha realizzato il forno più veloce al mondo, interamente progettato, realizzato in questa nostra città. L'unica tecnologia è il robot che è giapponese, quindi questo danno il senso della capacità, della dinamicità delle nostre imprese e del nostro sistema economico. Ma penso alla riorganizzazione della Denso, penso a Conad, penso al Parco dei Mestieri, a una serie di iniziative per la quale nel corso di questi anni abbiamo lavorato per garantire solidità e futuro a questa nostra città e in maniera particolare alle nuove generazioni. Penso ad alcune infrastrutture importanti che, pur con la crisi economica, stiamo portando avanti perché si possono fare determinate scelte nei momenti di boom economico
penso al teatro, ma poi un amministratore attento, oculato, coscienzioso, deve avere la forza e la capacità di portare avanti anche nei momenti di difficoltà. Il teatro, tra qualche giorno saranno montati il rivestimento e sarà fatto i lavori di sistemazione esterna, quindi un'altra opera importante per questa città. Entro la metà del mese di aprile sarà inaugurato il porto turistico, quindi sarà completato l'avamporto. Penso a quello che abbiamo fatto con i rifiuti sostanzialmente, 65% di raccolta differenziata, meno 40.000 euro al mese di pagamento di conferimento al Civito. E abbiamo fatto questo per non aumentare ulteriormente la tassa ai cittadini. Penso al SEAP, vedete, io domenica mattina vado a Rupe di San Genesi, in provincia di Macerata, dove sono stato invitato da 15 comuni di quella comunità montana. Il mio nome è stato dato dal Ministero dell'Ambiente, porto l'esperienza di San Salvo di realizzazione del SEAP come esempio di buone prassi. Penso alla riscossione diretta dei tributi, dove abbiamo fatto un'altra importante innovazione. Penso al cambiamento della pubblica illuminazione, che sarà e inizieranno i lavori a breve. C'è una serie di innovazioni che pongono questo comune, diciamo, qualche passettino in avanti, se non all'avanguardia rispetto agli altri, anche in un momento di crisi economica, di grande difficoltà delle casse comunali, dello Stato in generale. Abbiamo avuto la forza e la capacità di rimetterci in discussione e di innovare e trovare soluzioni affinché questa città si potesse mantenere una bassa pressione fiscale e dare risposte ai cittadini in termini di innovazione, di miglioramento della qualità della vita e di servizi più efficienti. E questo l'abbiamo fatto anche in un momento non soltanto di crisi economica, anche di difficoltà politica che conoscete e sapete un po' tutti quanti. Vedete, questa città deve guardare avanti, non può tornare indietro. Vi sono soggetti, purtroppo devo constatare, che lavorano per questo. Io lavorerò con tutte le mie forze affinché questa città possa guardare con maggiore serenità al futuro. San Salvo ha bisogno di futuro, non si può tornare indietro. Ieri sera in consiglio ho chiesto responsabilità, ho chiesto a tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione, di mettere al primo posto gli interessi generali della città. Purtroppo devo constatare che sono prevalsi gli interessi dei singoli e dei gruppi. Questo è un danno per la città. San Salvo non ha bisogno di un commissario prefettizio, ma di un governo che abbia la forza e la capacità di affrontare i problemi. Siamo oramai già in stagione estiva inoltrata e quindi potete immaginare, con la crescita della popolazione, cosa può significare avere degli uomini che stanno sul territorio, che ascoltano le istanze, le esigenze, i bisogni dei cittadini e poi li fanno tramutare in risposte di governo rispetto alle singole esigenze. Se esistono le condizioni, mi batterò per scongiurare l'arrivo del commissario prefettizio. Lo farò a testa alta, come sempre, con onore. Sapete qual è il mio difetto? Secondo qualcuno qui presente, che in questi anni non sono stato capace di garantire i poteri forti. Credo che questo per me sia un valore. In questi 9 anni e 1 mese di sindaco ho cercato di governare San Salvo con la massima chiarezza e trasparenza e alla luce del sole, non cedendo ai ricatti. Molto probabilmente è questo il mio problema. Ho sempre detto e rivendico con orgoglio
che volevo dimostrare che si può andare al mulino senza sporcarsi di farina. Lasciatemi passare la metafora. E rivendico con orgoglio e con onore che non abbiamo mai avuto nessuno, né il sottoscritto e nessuno che ha collaborato con me, mai un avviso di garanzia. Al di là dello scandalismo dell'opposizione, possiamo andare a testa alta e ne siamo fieri. Ogni riferimento è puramente casuale alla vicenda del sociale e a tutto il resto. Si è montato una grande bolla d'acqua che si è sgonfiata al primo urto di vento. Hanno cercato di rappresentare quello che è tuttora un punto di forza per questa città, la rete di protezione sociale che è stata costruita, cercando di montare uno scandalismo. Non ha risposto il sindaco, non ha risposto la maggioranza, ha risposto il Ministero del Lavoro e delle politiche, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dicendo che erano regolari i rapporti tra il Comune e l'Associazione Atlantica. Io sono sereno e fiducioso rispetto al lavoro che è stato svolto all'interno di questa comunità e della correttezza dei funzionari che hanno gestito pezzo le varie vicende di questa nostra comunità. Vedete, lo scandalismo non ha mai pagato e non paga, e ritengo che l'opposizione ieri sera ha perso un'ulteriore occasione, non perché mi doveva votare il bilancio, sia ben chiaro, ha perso un'ulteriore occasione per dimostrare di essere classe dirigente, classe di governo e quindi di candidarsi al governo di questa città. Questa città è stata ben amministrata, mi sono una serie di dati, una serie di indicatori che dicono questo. Cosa è avvenuto? Vedete, qualcuno ha cercato di dimostrare in più occasioni che con il rimpasto sono iniziati i miei problemi. Non è così. I problemi di questa amministrazione sono iniziati dal 29 di maggio, il giorno appresso che si è votato. Ricordate tutti quanti che anche allora non ho ceduto a nessun ricatto e ho nominato una giunta a 4 perché c'erano ambizioni e aspirazioni da parte di alcuni che non sono passati. E a chi dice che la mia amministrazione è stata instabile dopo il rimpasto, io rispondo che c'ho i dati, non li ho portati, ce l'ho di là, ma chi li vuole glieli faccio vedere. A me è mancato 3 volte il numero legale prima che facesse il rimpasto, la terza volta è mancato 1 mese prima che facesse l'azzeramento della giunta e dopo che ho fatto il rimpasto è mancato 1,5 volte. Il 27 dicembre, quando c'era il Consiglio per il Sociale, e il 17 gennaio si è fatto soltanto i punti, le interpellanze, le mozioni delle opposizioni e poi l'opposizione ha abbandonato l'aula, mancando dei consiglieri della maggioranza, è chiaro che si è sciolto il consiglio iniziale. Vedete, io ho azzerato la giunta 2 anni fa perché ho voluto dare uno stop a un modo di essere, a un modo di operare, e ho anche voluto rimettere al centro dell'attenzione il rispetto delle regole, la buona amministrazione e gli interessi generali della città sopra di tutto. Gli ultimi 2 anni lo conoscete un po' tutti quanti, non ho mai accettato diktat su nessuno, né sugli assessori né sul personale, e ho cercato di mantenere sempre una mia autonomia, una mia autorevolezza, e ho lavorato sempre per costruire, cercando di unire e non di dividere.
Naturalmente i problemi li avevo, li ho avuti e li conoscete un po' tutti quanti. Cosa è avvenuto negli ultimi giorni? Ho avuto una richiesta di azzeramento della giunta, ho detto di no perché mi si voleva umiliare ed imporre delle scelte, però da uomo di partito quale sono, da uomo delle istituzioni, so che i problemi si risolvono dando disponibilità e trovando le soluzioni ai problemi. E quindi ho dato la disponibilità a trovare la soluzione politica per una maggiore coesione della maggioranza attraverso un rimpasto di giunta. Quindi dando risposta alle esigenze postemi. Mi hanno detto di no. Mi si voleva mettere sotto tutela. Ho preferito mantenere la mia dignità e la mia autonomia, ma soprattutto la dignità della città e dei cittadini che mi hanno votato. Chi ha tradito il patto sottoscritto con gli elettori si assume una grande responsabilità. Chi ha votato contro e chi si è astenuto ieri sera in consiglio comunale deve dire perché le ha fatte. Quindi torno a ripetere, deve spiegare alla città e ai cittadini perché hanno assunto questo atteggiamento. Io devo dire che chi ha assunto questi atteggiamenti, chi non è venuto in consiglio, chi si è astenuto e chi ha votato contro deve dire perché, deve spiegare alla città perché l'ha fatto. Vedete, la coerenza è un valore. Purtroppo devo constatare che in giro vi sono troppi trasformismi. E lo sfascismo di alcuni non fa parte del mio modo di essere e del mio modo di operare, non mi appartiene. Io ho sempre lavorato per costruire e continuerò a lavorare per costruire all'interno di questa città. Vedete, gli accordi sotto banco o nelle segrete stanze non fanno parte della mia cultura politica e del mio modo di essere. E non sono uno di quelli che dice dopo di me il diluvio. Pur riconoscendo ai partiti, alle istituzioni in genere, che ci sono gli organismi dirigenti, i momenti ristretti per decidere e quant'altro, ma anche questo va fatto nella massima chiarezza e alla luce del sole. Mi auguro che questo modo di concepire la politica possa essere sconfitta, quella degli accordi sotto banca e quant'altro, in via definitiva nella nostra città. Ho sempre posto al centro della mia azione la difesa del bene comune e gli interessi generali della città. Continuerò a lavorare per questo. Voglio troppo bene alla mia città e gliene voglio in maniera disinteressata. Vedete, non ho interessi, mi conoscete tutti quanti, mi considero un operaio della politica. Ho dato tanto a questa città, ho ricevuto anche molto in termini di soddisfazione e gratificazione e ho dato a prescindere dal ruolo. Qui c'è tanta gente che mi conosce, a prescindere se in questi ultimi anni ho fatto il sindaco o meno, ma in quel ruolo ho dato tanto a questa nostra comunità. Continuerò a lavorare per la sua crescita e per il suo futuro, al di là del ruolo. Non vado a casa. Continuerò a battermi per i valori per i quali mi sono sempre battuto, fin da ragazzino. Vorrei ricordare a me stesso che a 14 anni ho preso la tessera della Federazione Giovanile Comunista Italiana e quindi continuerò a battermi per quei valori che da ragazzo mi sono sempre battuto, che sono i valori di pace, di giustizia sociale, di libertà e di solidarietà, contro la sopraffazione dei forti contro i deboli, per una città democratica e solidale. Anche se alcuni trasversalismi di troppo volevano macchiare l'immagine mia e dell'amministrazione comunale,
Mi riferisco sempre alla vicenda del sociale e avete visto un po' tutti quanti cosa è accaduto. Per una città che non torni al passato ma guardi al futuro con speranza e fiducia di un avvenire migliore. Voglio nuovamente ringraziare tutti, i consiglieri, che mi auguro che da queste mie dimissioni scattano, io sarò ancora qui per 20 giorni a fare il sindaco, arriverà la diffida, credo, da parte del prefetto a tutti i consiglieri, io mi auguro che possa ancora prevalere la responsabilità da parte di tutti e evitare il commissariamento. Io lavorerò per questo, ma lo farò a testa alta e a schiena dritta. Quindi ringrazio tutti i consiglieri, voglio ringraziare la Giunta Comunale per il sostegno e il contributo che mi hanno dato, ringrazio i segretari comunali che si sono succeduti all'interno di questa città, non ultimo il dottor Michele Smargiassi che mi dispiace di lasciare in questa situazione. Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali per la preziosa collaborazione che avete dato e che continuerete a dare a questa città. Io già per domani mattina ho convocato tutti i dipendenti comunali alle 9 e li informerò di questa situazione. Naturalmente li ringrazio i dipendenti perché, a differenza di quanti dicono che sono dei fannulloni, degli incapaci, in questa città ci sono professionisti e persone capaci che vogliono il bene di questa comunità. Voglio ringraziare tutti i cittadini per il sostegno che mi hanno dato e sono certo che continueranno a darmi nel corso di questi anni. Per ultimo, un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a mia moglie e a mia figlia, che in questi anni, in punta di piedi e con grande discrezione, mi hanno supportato e sorretto. E quindi voglio ringraziare infine la stampa che hanno mostrato sempre grande attenzione nei confronti degli avvenimenti di questa città. Grazie a tutti. Affossare questa amministrazione deve rendere conto alla città. Lo dovete, lo dovete chiedere a chi si è astenuto e a chi ha votato contro. È dalla bocca di Marchese, che è sempre stato così trasparente, che, non che può penso. Uscire. Io ho detto quello che penso. Ci sarà il momento opportuno per ogni cosa. Sindaco, una domanda. Nel fare l'elenco, giustamente, insomma, delle realizzazioni, lei dice sempre che il nostro comune... Vabbè, scusi, Gabriele. Tu dici sempre che il nostro comune è all'avanguardia, però ci puoi dire perché la città e i cittadini su questo devono convincersi e tu li vuoi convincere di questo e purtroppo non sei stato capace di convincere quelli più vicini, cioè quelli che con te avevano fatto la campagna elettorale, che ti avevano sostenuto, eccetera, eccetera. Cioè perché, allora me li faccio io i nomi. Dito, Cinal, Rossi e Roberti non hanno, non li hai convinti di questo. Ma io ho detto prima che ho detto prima che il mio slogan è stato sempre che avremmo fatto parlare i fatti. Io credo che i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Io avrei grandi responsabilità se mi si dicesse sindaco, il mare è sporco, non si fa la raccolta dei rifiuti, la disoccupazione è al 20%, non funzionano gli asili nido, diamo cibo avariato nelle mense e l'elenco potrebbe essere lungo. Credo che nessuno abbia da obiettare su queste cose, anche se questo non è il paese del Bengodi, sia ben chiaro, perché abbiamo tanti problemi, tante questioni che vanno migliorate e risolte. E credo che devi chiedere a loro perché. Io ho lavorato per amministrare bene questa città e credo che
i cittadini di San Salvo ne siano consapevoli e credo che è sotto gli occhi di tutti. Poi chi ha assunto atteggiamenti di tipo diverso deve chiedere a loro spiegazione perché hanno assunto questi atteggiamenti. È giusto, questo glielo chiederemo, perché come tu hai fatto la conferenza stampa, e anche gli altri, anche se va detto che Cinalli però lo ha detto e l'ha lasciato agli atti perché votava contro. Cinalli ha fatto delle dichiarazioni, al momento opportuno risponderò anche alle sue obiezioni e dirò anche nel merito delle singole osservazioni fatte dal consigliere Cinalli. Io per responsabilità istituzionale sono stato al mio posto, ho fatto il mio dovere, ho cercato di governare questa città nel migliore dei modi. Naturalmente, come si dice, se avessi avuto una maggiore coesione molto probabilmente avremmo potuto fare anche meglio, però sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto.